Logu, dottor Marco De Logu, a cui do immediatamente la parola per un saluto. Grazie mille, scusatemi tantissimo il ritardo, ma ogni tanto le cose sono un po' più complesse di quello che uno può immaginare. E il saluto è molto informale, nel senso che questa nuova gestione, chiamiamola così, insomma, del Palazzo d'Esposizione è aperta tantissimo a tutti i linguaggi, in particolar modo alla letteratura, che sappiamo benissimo, tra l'altro, a Roma aver prodotto nei secoli dei secoli, come si potrebbe dire, comunque in particolar modo anche negli ultimi anni, una enorme produzione di qualità. E in questa produzione di qualità Elio Pagliarani ha un ruolo di primo piano. Io non capisco assolutamente niente di letteratura, sono soltanto un pigro lettore. Il mio amico Rocco Carbone addirittura diceva che quando arrivava a pagina 40 bisognava fare una rifascettatura dei libri e dire: questo libro De Logu è arrivato a pagina 40, mi prendeva in giro, però insomma c'era anche una piccola verità in tutto questo. L'unica cosa che so è la difficoltà di portare avanti il lavoro di persone che non ci sono più. E moltissime volte, e Andrea Cortellesi qui davanti lo sa 100 volte meglio di me, per usare un eufemismo, forse 1.000 volte, molti autori sono portati avanti in modo assolutamente così, affettivo, per cui è inutile dirlo. Giosetta è in sala? Ok. Però se fosse in sala e se fosse, diciamo, se stesse abbastanza bene, potremmo far fare a lei una testimonianza di quanto il lavoro di Parise è stato conosciuto ed è stato ripubblicato addirittura con dei cambi di editori, per esempio da Garzanti a Adelphi, eccetera, per il grande lavoro diciamo, affettivo dell'erede, in questo caso anche della moglie. In questo caso, diciamo, abbiamo una presenza dal vivo. E questo soltanto per dire che in molte arti, compreso le arti visive, è un po' drammatico il fatto che dobbiamo arrivare al centenario, dobbiamo arrivare a avvenimenti così più circostanziati per lavorare sull'archivio delle persone che non ci sono più. Una cosa che mi ha fatto molto piacere è che la prima mostra che ho così prodotto, in parte curato, è stata quella di Plinio De Martis, fotografo. Il lavoro di Plinio come fotografo è in pratica misconosciuto. Poi Plinio è morto, l'archivio è stato dato in parte alla Tartaruga Latina, nessuno arriva a Latina a vedere la Tartaruga, ma l'archivio di fotografia. E poi molte persone non sapevano neanche che Plinio, che è stato un eccellente fotografo, avesse fatto delle fotografie. E allora lì nella mostra di Pasolini, siccome lui aveva fotografato le borgate, eccetera, però cerco di chiudere, ma la sistematizzazione dei ricordi di persone come Pagliarani e tante altre, adesso diciamo è l'occasione di parlare di Pagliarani, quindi non voglio togliere neanche un minuto a Pagliarani, però è vero che quest'anno è il centenario di Calvino, che il prossimo è il centenario dell'Accardi, che ci sono tutta una serie di cose che investono questa città e sicuramente investiranno il Palazzo delle Esposizioni. La sistematizzazione è complicata. Nel caso della letteratura voi siete più fortunati perché ci sono strutture accademiche che studiano queste cose. Nel caso della fotografia è quasi assurdo perché è totalmente random, anzi le due figlie di Paola e Caterina, le due figlie di De Martis, alla fine, per fortuna, perché non sapevano come, hanno dato l'archivio fotografico alla Fondazione Gramsci, che sta lavorando su questa cosa, però è una cosa molto più complicata. Tutto ciò e chiudo, è soltanto per dire che noi qui ci siamo, abbiamo delle sale abbastanza belle, questa è bella, forse per una cosa di questo tipo l'altra sarebbe stata ancora più bella, ma sono tutte e due molto belle e per fortuna, come vedo qui, anche
affollate e conoscendo in parte, nonostante la mia miopia, alcune persone che sono sedute, anche affollate con un pubblico di grande qualità. E questo mi fa soltanto un enorme piacere e spero che con Pagliarani e con molti altri continui da qui ai prossimi anni di Palazzo d'Esposizione. Grazie, scusatemi il ritardo. Grazie, grazie Presidente per questo saluto. Cetta, che ci dici? Di alzi in piedi. Cari amici, siamo giunti all'ottava edizione del Premio Nazionale Elio Pagliarani, che quest'anno, come vedete, è ospitato nella splendida sala cinema di una delle più importanti istituzioni capitoline. Il mio primo ringraziamento va dunque al Presidente del Palazzo delle Esposizioni, dottor Marco De Logu, e ai suoi collaboratori, innanzitutto all'infaticabile, assai attenta e accogliente Camilla Valentini. Il nostro non è un premio ricco e non può vantare una lunga storia, essendo nato nel 2015, ma è ricco di una precisa linea culturale che affonda le sue radici nella ricerca della vitalità e dell'accrescimento linguistico, nell'allontanamento dal conformismo della parola poetica, nella capacità di calarsi nella contemporaneità, ascoltandola linguisticamente e creando quei cortocircuiti indispensabili per sdoganare le menti e distogliere dai percorsi noti, operando quello straniamento di brechtiana memoria che illumina e ci illumina. In questi 8 anni di vita abbiamo tentato di creare una comunità, consapevoli del fatto che i gesti valgono come, se non più, delle parole, coadiuvati da un'estesa e attentissima giuria di livello internazionale che per numero e validità scientifica dei suoi componenti credo non abbia eguali in nessun altro premio italiano e da un altrettanto valido e compatto comitato organizzativo, e sottolineo che questi due organi prestano da anni gratuitamente la loro opera in un volontariato culturale non mercificato e non mercificabile. Come Presidente sono dunque fiera e assolutamente orgogliosa della distinzione e della distanza della nostra iniziativa non marginalità e della sua ben delineata fisionomia così ben espressa dall'elenco e dalle immagini dei vincitori che vedete scorrere alle mie spalle, video curato dal fotografo e carissimo amico Dino Gnani e da Radio Pomona, voce recitante Claudio Orlandi, che entrambi vivamente ringrazio, e dal grande numero dei poeti partecipanti nelle due sezioni di poesia edita e inedita, quest'anno ancora più numerosi che nelle passate edizioni, 129 per la sezione editi e 39 per la sezione inediti, dato ancor più significativo se si considera che il premio non ammette poeti le cui opere siano state selezionate nelle precedenti due edizioni. Le pubblicazioni curate dall'associazione Per Zona, casa editrice che pienamente corrisponde per la sua storia alle linee fondanti la nostra attività, edizioni che trovate qui esposte in vendita, rappresentano e illustrano compiutamente l'ambito della nostra ricerca scientifica e di ciò parlerà Piero Cademartori, che ringrazio per la presenza e per la quasi decennale collaborazione. Giosetta Fioroni sarà premiata con un'opera di Gian Maria Tosanti, che sarà consegnata ad Andrea Cortellessa e al presidente della Fondazione Studio Atelier Fioroni, dottor Francesco Adornato, che saluto, grata per il suo essere qui fra noi. Un ringraziamento davvero speciale va al dirigente, dottor Gabriele Capone, del Ministero della Cultura, Direzione Generale Educazione e Ricerca, Settore Secondo, che ha consentito finora all'Elio Pagliarani di seguitare a vivere. Un vero onore per noi averlo qui al tavolo della Presidenza. Infine sono grata e davvero commossa per tutti coloro che hanno reso ancora una volta possibile l'iniziativa, dai 34 giurati, i cui nomi leggerò alla fine del mio saluto, agli sponsor, in primo luogo l'azienda Vici nella persona di Nevio Vici, senza il cui contributo questo premio non sarebbe nato e cesserebbe di esistere, a Gian Maria Tosatti per il dono di una sua opera a Giosetta Fioroni, ad Ennio Grassi, a Marilina Giaquinta che promuovono costantemente, fattivamente e generosamente di edizione in edizione il nostro premio,
ai vari enti patrocinanti, il Ministero della Cultura, le Regioni Lazio ed Emilia-Romagna, l'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna, i comuni di Roma e di Rimini, a tutto il comitato organizzativo e alla segreteria nelle persone di Maria Gabriella D'Amore e Irma Serra, alla magnifica gestione digitale del caro amico ingegner Nicola Campopiano, artefice del nuovo portale e del nuovo sistema applicativo che consente di svolgere velocemente tutti i lavori organizzativi, alla voce di Claudio Orlandi per Radio Pomona, ai doni d'arte offerti dall'artista Carlo Berti, all'attrice Annarita Chierici che ascolterete in una lettura scenica da versi di Elio Pagliarani, all'attività di comunicazione svolta quest'anno da Spazio Parola e infine alla splendida conduttrice del pomeriggio odierno, alla cara amica Maria Grazia Calandrone. E prima di leggere i nomi dei giurati chiamo Dino Gnani per consegnargli un ricordo di questa ottava edizione. Dino ci segue e segue da tempo tutti i poeti, eccola, per consegnargli prego, un ricordo di questa ottava edizione. In cartella troverà un'opera della serie La Porta Nera di Carlo Berti, che ha voluto, come negli anni scorsi, donare ai 6 finalisti alcuni libri d'arte. Elenco dei nostri giurati: Andrea Fribo, Vincenzo Bagnoli, Luigi Ballerini, Cecilia Bello Minciacchi, Maria Grazia Calandrone, Maria Teresa Carbone, Ennio Cavalli, Andrea Cortellessa, Silvia De Marco, Sara De Simone, Marilina Giaquinta, Paolo Giovannetti, Giuseppe Andrea Liberti, Antonio Loreto, Romano Luperini, Massimiliano Manganelli, Marianna Marrucci, Roberto Milana, Francesco Muzzoli, Tommaso Tonieri, Lia Pagliarani, Giorgio Patrizzi, Walter Pedullà, Thomas Peterson, io, Gian Picchione, Lidia Riviello, Federica Santini, Nicolò Scaffai, Siriana Scavicchia, Paul Vangelisti, Sara Ventroni, Fabio Zinelli, Paolo Zublena. Giuria della sezione traduzioni, che quest'anno non c'è questa sezione, ma l'anno scorso c'era e ha anche vinto Ada Tosatti il premio per una traduzione d'Elio Pagliarani, Massimo Bacicalupo, coordinatore, Francesca Corrao, Filippo De Meio, Joan Antonio Masolivier, Franco Nasi, Francisca Raimond, Jean Charvegliante. Sezione giuria intersezioni, Maria Grazia Calandrone, Antonio Calbi, Maria Teresa Carbone, Orazio Converso, Andrea Cortellessa, Lia Pagliarani, Sara Ventroni. E prima di chiudere, un ringraziamento speciale. Sono qui oggi molto felice, ma non sarei potuta stare qui se la mia amica, dottoressa, medico fantastico, Rosanna Zanini, medico che coniuga medicina allopatica, medicina indiana, medicina cinese e medicina omeopatica, non mi avesse seguito in questo anno difficile. Grazie. E adesso un saluto, Gabriele, direttore. Pensavo di passare dalla Calandrone al Capone, invece va bene. Allora, io porto i saluti della direzione. Vedete, siamo poca cosa rispetto all'arte, alla poesia, alla sensibilità, che poi esprimono momenti di aggregazione, di solidarietà, di vicinanza, di adesione, così come voi stasera state testimoniando. Però credo che questa sia una poi delle cose che a me interessa di più, ma a tutto il servizio, di come riuscire a portare dall'aridità di una direzione generale la possibilità di far proliferare attività come queste. Stasera noi parliamo di una conclusione, di una serie di momenti di vicinanza, di confronti, magari anche di litigi. E quindi per me è motivo di orgoglio immaginare che tutto questo possa essere stato fatto grazie anche alla Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali, te lo scordi sempre, del Ministero della Cultura. Prima diceva il Presidente, dobbiamo parlare di Pagliarani,
quindi scusandosi quasi di aver fatto delle incursioni su delle altre cose. Però io credo che l'importanza di Pagliarani di stasera è anche la possibilità di essere una eco rispetto a delle altre esigenze forti. Ecco, lei prima parlava del fatto che l'anno prossimo si festeggeranno dei centenari per la città di Roma. Ecco, una delle misure nella mia direzione è quella dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali. Ogni anno viene istituito un comitato che vaglia le istanze per poter supportare le celebrazioni dei centenari o dei multipli centenari. Quindi, Presidente, io attenderò, diciamo, la sua istanza. E questo, vedete, è un qualcosa che si ripercuote anche nelle realtà locali. Io, chiedendo scusa alla Calandrone, ruberò giusto altri 3 minuti, perché credo che questo possa essere significativo del fatto di quante a volte ci sono delle opportunità e queste opportunità o non sono conosciute o non vengono colte completamente. Una delle opportunità più importanti che abbiamo come misura è la cosiddetta tabella triennale. È una tabella che riconosce alle fondazioni e agli istituti culturali che hanno una personalità giuridica di ricevere un contributo ordinario per un triennio. Cioè significa che a delle fondazioni, a degli istituti culturali, rispetto ad un piano triennale, per un importo complessivo di 29 milioni di euro, possono essere riconosciute una serenità, una tranquillità nel poter programmare delle attività che vanno su un triennio. E ripeto, diventano contributi ordinari, cioè iscritti al bilancio dello Stato. Invece c'è un'opzione per quelle fondazioni o istituti culturali, tanti che presenta proprio il nostro paese, che non hanno il riconoscimento della personalità giuridica. E l'altra misura, quella della tabella annuale, a cui faceva riferimento prima la collega, perché ci siamo scoperti colleghi soltanto di recente, ecco, la possibilità ogni anno di poter accedere ad una misura che invece è straordinaria, che riconosce il finanziamento su una programmazione di tipo annuale. E questa è una misura a cui poi la Pagliarani da circa 2 anni riceve con costanza, ha fatto domanda anche per il terzo anno. Noi in commissione facciamo il tifo che la domanda sia fatta nel migliore dei modi per poter riconoscere anche questo anno, diciamo, un riconoscimento importante. C'è un'ulteriore misura più piccola, che è la cosiddetta convegni e pubblicazioni, la possibilità a cui anche la collega ha partecipato, la possibilità che il Ministero ha di poter contribuire alla realizzazione o di serate come queste, convegni, o quello che normalmente è il proseguo di questi seminari, di queste attività, cioè la pubblicazione degli atti. Quindi anche su questa misura abbiamo la possibilità veramente di radicarci sul territorio. Sono queste un insieme di misure che, in verità, e vado in chiusura, che per me, che come immaginate dal mio accento altoatesino osservo delle cose, presentano degli squilibri. Cioè sono misure ingenti che, per una serie di ragioni, sono sbilanciate tutte verso il centro-nord. Sarà una questione di tradizione, di ossatura di quelle che sono le realtà culturali presenti nel nostro paese, sarà anche un'incapacità da parte delle realtà culturali del sud e delle isole a non recepire queste opportunità. Ma credo che nel corso dei prossimi mesi dovremo sforzarci di stabilizzare in termini di coerenza la possibilità che in maniera omogenea queste opportunità vengano recepite e possano, in tutto il paese, possano apportare uno sviluppo, uno spessore culturale, possano, in modo da poter realizzarsi serate, giornate come questa anche in altre latitudini del nostro paese. Grazie della vostra attenzione.
Grazie, ovviamente condividiamo l'augurio del dottor Capone, ma ovviamente i libri non esisterebbero senza gli editori. E allora, Piero Cademartori, che ci dici quest'anno? Grazie, innanzitutto, come sempre, grazie, perché insomma se ci troviamo qui è per merito di Cetta, della Fondazione Pagliarani e di tutto il lavoro dello staff e di tutto il lavoro che c'è dietro queste iniziative. E ringraziamento è mio e anche dall'altra parte della casa editrice, di Silvia Tessitore. E io come ripeto sempre la stessa cosa quando mi trovo qui, perché come dire, dico sempre che siamo nel cuore della letteratura, di quella letteratura che ci piace fare, leggere e pubblicare anche, cioè di una letteratura attenta alla parola, attenta alla ricerca, anche allo sperimentalismo, e quindi che lancia nuovi modi insomma di fare scrittura. E questo non solo lo vediamo dal concorso, lo vediamo da quelli che sono stati sin qui i volumi che abbiamo pubblicato, per esempio, non solo i vincitori ovviamente delle opere edite, ma anche degli inediti che poi abbiamo avuto l'onore di poter pubblicare in questi anni. E rappresentano un panorama molto, molto significativo insomma, no, della ricerca letteraria. Il mio compito è anche quello di presentare, come dire, in questa occasione la merce e quindi il libro nuovo appena uscito, che è di Marco Ricciardi, Cybermetica Poiesis, che è il vincitore, la Silogia vincitrice dell'edizione passata del premio. E quindi il vincitore di questa nuova edizione, speriamo di poterlo raccogliere nuovamente in un volume prossimamente. Ma quest'anno invece abbiamo due perle, insomma. Altri libri che abbiamo fatto proprio in collaborazione con l'Associazione Pagliarani, e uno è Rosso Corpo Lingua, antologia, che raccoglie gli scritti più significativi dell'antologia, appunto, della rivista Rosso Corpo Lingua, che è una rivista online, e abbiamo messo su carta quelli che sono gli interventi, appunto, più significativi dei primi 5 anni di vita della rivista. E questo è un lavoro molto, molto importante, devo dire anche molto ben fatto da chi l'ha curato e tutto quanto, e anche, come dire, che dà proprio uno spaccato di quello che è, di quello che ruota intanto attorno alla figura di Pagliarani e poi intorno a tutto il lavoro che molti di voi portano avanti. E l'ultimo, proprio uscito oggi praticamente, abbiamo questo, un'altra perla, proprio un libro molto particolare che si chiama Dedicando, e che sono la raccolta delle dediche che sono state, diciamo, delle dediche principali del Novecento. Anche questo un libro che è proprio una squisitezza, diciamo così, poterlo leggere e vedere anche grandi personaggi come si scambiavano tra di loro, come dire, il piacere di scambiarsi dediche, libri, eccetera. E quindi questo è un lavoro molto, molto prezioso, un lavoro molto attento che è stato fatto, e quindi di questo ringrazio ovviamente le curatrici e tutti quanti hanno contribuito e lavorato alla riuscita di questi bellissimi libri che trovate poi fuori. Grazie. Grazie Piero. Cominciamo con la premiazione di quest'anno, la nostra festa annuale dedicata a Elio Pagliarani e alla poesia, che più o meno esplicitamente costituisce la sua eredità. Viveva l'alfabeto libero, casto, lieto.
nel cuor della natura. Persino l'esse impura era senza peccato. Dal mare al colle, al prato rotolavan festanti vocali e consonanti. L'emme inseguiva l'elle, con le tre gambe snelle, e l'o, che era grassotto, senza essere di giotto, burlava tutto il dì la magrezza dell'i. Le lettere parlavano coi fiori e con gli uccelli, e per gioco imparavano il canto dei ruscelli. L'erre ruvida e strana, se la godeva un mondo ad imitar la rana. Gra, gra, s'udiva in fondo al fosso, e dalle rose rispondeva un ci, ci, non era il colibrì. Eran due ci festose, che ingannavano il coro misterioso dei grilli e i convegni tranquilli delle farfalle d'oro. L'alfabeto viveva di letizie leggere, forse nulla sapeva, ma sapeva godere. Un april, sul finire del giorno, ecco apparire l'uomo, quel galantuomo dell'uomo primordiale. Ancora non parlava, gesticolava solo, ma più d'ogni animale, compreso l'usignolo, possedeva il segreto canoro e musicale di incantar l'alfabeto. Il povero alfabeto ci cadde ingenuamente, e in un meriggio ardente, dall'A fino alla Z, vocali e consonanti s'accodaron festanti all'uomo analfabeta, che pareva dicesse, con misteriosi segni, «Seguitemi nei regni delle belle promesse». Fu così che le lettere dall'anima soave, senza troppo riflettere, divennero le schiave dell'uomo, che le cinse di ceppi e le costrinse a dire tante cose ipocrite e noiose. Adesso l'alfabeto, che era il fiore più lieto di tutta la natura, è solo un'impostura, è una maschera buffa, un guardaroba strano, che riveste la truffa d'ogni pensiero umano. Tu dici, e tu che scopri quest'inganno segreto, scrivendo non adopri anche tu l'alfabeto? Ed io rispondo, è vero, amico mio, per essere sincero, sono bugiardo anch'io. Del futuro che è il nostro presente, quindi questo mi sembra che sia una forma di vitalità della poesia di Pagliarani
che continua ad insegnarci e continua ad essere un maestro. Chiamo immediatamente Andrea Cortellessa cominciamo con la premiazione alla carriera. Quest'anno, per motivi di tempo, la motivazione la legge Andrea Cortellessa del premio a Giuseppe Fioroni, che verrà ritirato dal presidente dell'Associazione Studiatele Fioroni, il dottor Francesco Adornato. Fino ad oggi il premio Pagliarani alla carriera è stato conferito a poeti e scrittori, compagni di strada del poeta al quale il premio si intitola. Il primo è stato Nanni Balestrini, avete visto in una delle foto, nel 2015. Sono seguiti Giulia Niccolai, Carlo Bordini e Carla Vasio. Luigi Ballerini l'anno scorso è l'ultimo di questa serie. Il nostro ricordo affettuoso va a chi di loro non è più tra noi, a Nanni, a Giulia, a Carlo. Oltre che poeta improprio, come sapete, Ballerini è critico di vaglia, fra i maggiori pionieri nella diffusione della nostra poesia contemporanea oltre Atlantico, oltre che viceversa. Del resto anche Walter Pedullà, poeta della critica e semisecolare compagno di strada di Pagliarani, è stato insignito del premio qualche anno fa. Come pure sapete, il premio alla carriera consiste di un'opera d'arte del nostro tempo. E ricordo che di volta in volta hanno donato i loro lavori artisti di generazioni diverse, che tutti assai ringraziamo, come Gianfranco Baruchello, anche lui ci ha lasciato quest'anno, Emilio Esgrò, Marina Ballo Charmé, Elisabetta Benassi. Solo una volta è stata offerta, per i buoni uffici sempre preziosi di Giuseppe Carrera, l'opera di un artista che non è più tra noi, Mirella Bentivoglio, ma solo perché quello ci pareva lo sposalizio perfetto con l'opera Verbo Visiva di Tommaso Binga, premiata alla carriera ai noi in remoto nel 2020. Come si sarà notato, tutti questi artisti intrattengono rapporti vivaci e necessari con la parola, in tutte le sue forme. Rovesciando il punto di vista, anche per Pagliarani, il rapporto con gli artisti e la loro gestualità, forse prima ancora che con le loro opere, ha sempre rappresentato uno stimolo decisivo. Tutti ricordiamo Aldo Lavagnino nella Ragazza Carla, che a un certo punto porta Carla Dondi a vedere i quadri dei pittori, a bere qualcosa. Punta d'iceberg delle frequentazioni di preferenza nottambule di Elio, cronista all'Avanti in quegli anni di Milano, con i pittori di corrente Giuseppe Migneco e Alberto Casarotti, chiamati a illustrare i suoi primi libri. Verrà poi la volta di Gianni Novak, Gio Pomodoro e Piero Manzoni, che pubblica i suoi versi su Azimut. Ma sarà col trasferimento a Roma, all'alba degli anni 60, che la nostra città diverrà il teatro delle sue frequentazioni più entusiasmanti, che speriamo ci sarà presto modo di ricostruire nel dettaglio. Parlo di amici molto stretti come Gastone Novelli, Achille Perilli e Toti Scialoia. La curiosità di Pagliarani per le arti visive diventa allora, come ricorderai in una frizzante memoria del 91, una gioiosa e forte apertura di possibilità, di libertà, di espressività. Comunione non solo di vita ma anche di linguaggio, quindi, in un'idea dell'arte come totalità e come totalità non metafisica, dirà in altra occasione. In un clima di eccitazione che con formula memorabile Elio chiamava miele elettrico dell'euforia. Di questa dolce ed elettrica Roma anni 60, Giosetta Fioroni, che ha festeggiato i suoi 90 lo scorso dicembre, è stata una dinamo tra le più magnetiche. Le sue relazioni più strette fra i poeti e gli scrittori erano altre: Germano Lombardi e Goffredo Parise, primi fra tutti e con statuto speciale, diciamo. Ma poi, e molto, due dei nostri vecchi amici che citavo all'inizio, Nanni Balestrini e Giulia Niccolai. Anche nel suo lavoro successivo, comunque, mai è venuta meno una passione rapinosa e appunto magnetica per le parole della poesia e della letteratura, da Celan a Zanzotto, da Artaud a Bataille, da Beckett a Ceronetti. Parole che ha saputo inserire come nessun altro artista italiano, forse, nell'ammirabile tapestry, rubo qui e pour cause una parola a Parise, del suo lavoro sulla figura e sul colore. Si dirà che è la prima volta che il premio Pagliarani viene conferito a un'artista visiva, anziché a una scrittrice. Bisogna però ricordare che la parola, nell'esistenza, oltre che nell'opera di Giosetta, non è solo traccia materiale e scrizione, come un po' in tutti gli artisti folgorati da Cy Twombly, paradossale genio sloshy d'importazione, ma anche racconto e affabulazione, quanto contano le fiabe e in generale le mitologie popolari nella sua couche d'origine. Una memoria
quella di Giosetta, di volta in volta affettuosa e giocosa, talvolta maliziosa, talvolta malinconica, sempre colma di tenerezza e arguzia insieme. Per chi ha avuto e ha la fortuna di ascoltarla, oltre che leggerla, davvero un miele elettrico. Una volta di più rovesciando il nostro di sguardo, non così diverso dal suo pare il caso di Gianmaria Tosatti, cioè l'artista al quale quest'anno abbiamo chiesto di omaggiare la nostra premiata, un artista che pur così giovane conosce un'archeologia significativa di critico teatrale. Quella per il teatro è un'altra passione che accomuna Giosetta con i suoi sognanti teatrini ed Elio, a lungo critico militante, oltre che drammaturgo, col suo talento impareggiabile nel restituire il fiato dello spettatore. Il lavoro più recente di Tosatti, ora in mostra in una grande personale all'Hangar Bicocca di Milano, si concentra su una figurazione astratta ma di densa matericità, ora splendente, ora luttuosa. Dopo aver tanto girato il mondo, si tratta forse per lui di un ritorno a casa, anche se il titolo Now Here ci mette sull'avviso che la più stretta contemporaneità, Now, può ben coincidere con una incollocabilità nel tempo, oltre che nello spazio, Nowhere. Anche questo pare un modo di attivarsi elettricamente. Il miele, quello, ce lo mette Giosetta. A dispetto di tutti, noi ne siamo sempre golosi. Chiamo Francesco Adornato. Ecco. Prego, può un po'. Esatto, mostriamola al sito pubblico, insomma, che si veda molto da lontano, ma insomma poi magari distribuiremo una riproduzione. Riporto i ringraziamenti, i saluti cordiali e affettuosi di Giosetta, che evidentemente non si è potuta muovere e non è qui stasera, ed è molto grata di questo pensiero. Posso dire, da 30 anni che la conosco, questo lavoro di Tosatti sta dentro le corde, come Andrea, posso dire, il professore Cortellesse ha detto. Peraltro, porto i saluti del neo presidente della Fondazione, l'occasione che è Davide Servadei, e la Fondazione Parise Fiorone. La presenza della Fondazione è rafforzata dalla rappresentanza della Fondazione in questa sala, è rafforzata e infoltita da due consiglieri di amministrazione, Strada e Silvestrini. Quindi, in sostanza, e un ringraziamento per una presenza evidente. Grazie. Grazie ancora a Giosetta Fioroni e a Francesco Adornato. C'è anche una dedica, sì. Nel retro dell'opera c'è una dedica. E le due sacchette sono una del premio Pagliarani e l'altra della Biennale data da Andrea Tosatti. Quindi anche con le due ricordi. Grazie molto. Beh, grazie a voi. Grazie. Poeti. Poesia edita. In ordine alfabetico, Gabriele Frasca. Leggo io la motivazione scritta da Roberto Milana. Quest'anno abbiamo deciso di dire i nomi degli autori. La lettura di questo libro è segnata da una sensazione di meraviglia per la complessità di spazi e di cronologie, di generi, trattamenti, figure, uno splendido giro di raffinata giostra letteraria, colta e moralmente alta. Con intima necessità si susseguono i contesti di formazione ed espressione di un io evidentemente biografico e finalmente esposto, non rassegnato né in ombra.
Un personaggio drammaticamente e storicamente costituito, ma anche un corpo linguistico che agisce, dice, ironizza, spiega, con accenti anche metaletterari. Questa complessità non è mai centrifuga o persa, ma tende ad una unitarietà di stile e di intenti, come un valore libertario nell'espressione e nell'ideologia, perfino nelle prose saggistico-evocative dedicate allo stalinismo o nelle belle traduzioni di sonetti shakespeariani. Lo sperimentalismo di Frasca si eleva in contrappunti fluidi con una originale intensità metaforico-discorsiva che volentieri assume una certa teatralità recitativa. Sono flussi privati, eventi e cronache della storia rivoluzionaria novecentesca in una ricerca assidua di nuova politicità e contrapposizione, ancora più necessarie ora addirittura per la sopravvivenza dell'umano, perché, come afferma l'autore in esergo citando Trotsky, non conosco tragedia personale. Gabriele Frasca, vuoi venire a leggere alcuni versi? Resta l'inerzia che impose un senso alla pietra a cercare nel caso l'eccezione da cui desumo sono stato messo in moto. Appena un colpo di biliardo nella tetra oscurità di tanto spazio vuoto la fa saltare il banco alla gravitazione, ma senza che andasse a rotoli al dunque col solido impianto complessivo, il muto evento senza testimoni che occorre postulare aver dato l'abbrivo a quanto derivò dalle accelerazioni. Oppure, quel chissà che invece del sistema che torna sempre uguale e fa il cristallo, piegò il programma cieco al computo aperiodico, imprigionò quel po' di luce nel suo schema finché uno per volta tutti i nodi che fanno che rimanga un minerale in stallo riuscissi a alterare nel codice, almeno quel tanto che in modo più complesso tornasse ad annodarsi per errore, quando il girare del carbonio su se stesso sedusse altri elementi all'intimo tepore. Sempre che, a dar fede a un vecchio esperimento tornato di recente alla ribalta, con vapore, metano, idrogeno e ammoniaca, a bombardarli con i fulmini, l'evento, che poi determinò tanta armonia, sta negli aminoacidi, ben cinque, e salta agli occhi che è quella la via che immette col tempo nel sogno della vita, quando anche fosse un'altra l'atmosfera, e a consegnarla bella e pronta sia finita una cometa quasi in cerca della cera. Ma insiste a ben guardare almeno l'evidenza sia un mondo a ferro, a zolfo e puro a bolle che nella biogenesi quel solo stato che ritorna costante può dirsi latenza, nemmeno fosse tutto in una scatola e s'aspettasse se non Dio almeno un folle in grado di scuotere del lato che avrebbe sommosso l'intero meccanismo e risvegliata alla foga la prima cellula che infestò affamata d'organismo il sostrato di suo arrendevole all'enzima. Ma sì, vabbè, lo so, l'ho presa alla lontana. Sarà magari un sintomo, concordo, ma a rivoltarmi l'ultima piega dell'anima, o a leggermi il destino sulle mani, o a trarre invece una morale da un'arcana apparizione, o un sentimento da un ricordo, credete davvero potessi finirvi vicino quel tanto da dividere anche una sola emozione? Siamo gli stessi, a ben guardare, eppure ci decide ciò che più conta, i tempi della cognizione, che più scorrono gli anni e più si stringe il mondo. Per questo mica chiedo conoscenti, in fondo tutto ciò che sappiamo è a disposizione, ma complici. E di che? Della questione, che ritorna ogni volta che ci penso, se quell'inezia della pietra avesse un senso. Ti spetta anche un regalo, Gabriele.
Non se l'aspettano i poeti, no? si era già messo a sedere. Cetta, ci leggi la motivazione per Andrea Raus. Sì. Secondo. Che è il secondo dei finalisti per la poesia edita. In O la parola si fa anche perimetro, spezza la superficie, scrive lo spazio, diventa attesa che non è vuoto, quindi, ma silenzio pieno di fieri, che si compie in un ritmo di senso in continuo divenire. Il bianco, che domina la geometria della pagina, allarga il finito del senso e ciò che appare diventa essere. Il pieno del segno, allora, risalta in tutta la sua forza significante, diventa materia densa, pregna di pensiero e di ricordo, rompe la continuità della memoria che segue il movimento della parola, collocata nello spazio proprio a disegnare il flusso discendente della coscienza, dall'alto verso il basso, da dentro verso fuori. La forma non è più relazione fra le diverse parti del discorso, ma essa stessa parte che diventa procedimento concettuale e prospettico, e allo stesso tempo l'immagine balbettante di un'emozione che la pagina non riesce ad arginare, e nemmeno l'intermittenza del foglio, privo, mancante, spoglio, abbacinante, di inquieta pace per quel bisogno che esprime, e cioè che il presente si volga sempre indietro, perché il tempo della memoria non scorre, non è cronologico e non è mai lineare. Motivazione scritta da Marilina Giaquinta, che ringrazio. Andrea Raus, sì. Ci leggi qualcosa e poi fermati lì che Arturo ti porta il tuo regalo. Buonasera, grazie. Poche cose nella vita di un poeta sono più impegnative del leggere dopo Gabriele, vabbè, ci provo. Il libro è diviso in quattro sezioni, leggo la prima e l'ultima. Caro Giorgio, mio Caproni, dove sei? Sbalza il cuore, vuoi vedere? Come fai? Spargi specchio, per frantumi, cosa vedi? Questa volta cede il corpo, non si muove più, spurga pianto verso il basso, colmo affonda, sento ora il coperchio che già salta, dai che cede, qui non dura, non si scrive, quanti anni, tutti questi, cosa stato? Che dolore, impartito, così inflitto, ripensarci, fa tremare, tutto il tempo, a te ritorno, per aprirmi, questo spazio, non andare, qui rinsalda, se non vado, ne cadrò, sto già cadendo, tra i miei piedi una vipera passava, carezzava, quell'estate, quella gita, sul Pasubio, io bambino, viperino, vasto il prato, un sorso d'acqua, e che bellezza. Tra i miei piedi, abbasso gli occhi, è liscia, affusolata, scintillante, tutta adulta, fu uno schiocco verticale, dritto al sole, ruota perno, ci inarchiamo, punto immobile, la vipera, la terra, il corpo, il cielo, il braccio, il sole, luce e nube, collegati, luce e luce, sconfinato lo smeraldo di quel prato, scorri avanti di decenni e la bambina sul divano dopo cena, couch e Netflix, sognavamo, dici il nome, dico il nome, ne ridiamo, ogni sera ti abbracciavo, tu ti slanci, così bello, che sbagliato. Mai ridirlo, dirmi il nome, immaginato, degli occhi, il colore, dei capelli, magia a mano, curva a fianco, nel singulto, ti amo serpe, ti amo topo, ti amo punta, lama mente, corpo perno, occhio terra, lingua strega,
che era in pianto, stretto assente, acido fiamma, brucia l'aria, ricordarla. Poi va avanti ancora per un po'. Grazie. E poi finisce. E poi, da qui in avanti, il paradiso. Rima il bianco, vuoto il cielo, quanto il tempo, calmo intorno, buio dentro, luce alquanto, meno male, fiato sventa, non è pianto, poco tempo, ora pronto, che silenzio. Mi perdoni, mi riprendi, mi proteggi. Meridiano, rosa nulla, fletti fiato, fluido flutti, meridiamo, che ricordi, stare insieme, non finito, non distrutto, né cadevi, ora invece, come ora, come sempre, vedi vento, quanti scorre, giorno e tempo. Dura poco, devi al tempo, più durare, non è niente, passa lento, meno male, fioco aria, nonostante, luce al giorno, fai felice, se saprai, si trasformi, basta poco, sia diventi. Non lasciate soli i bambini, solo questo, non lasciateli soli, Albania, Lucia. Grazie. Grazie Andrea. Ecco, Arturo consegna la cartellina con il regalo. Terzo finalista, Francesco Targhetta, motivazione sempre della generosissima Marilina Giaquinta, che vado a leggere. Quello di Targhetta è un moderno cantico delle creature, che lui stesso cita nel poemetto La morte seconda. È un cantico della solitudine delle creature, doloroso, disperato, straziato, ma allo stesso tempo lucido, analitico, spiazzante, che non concede scampo o agiatura, ma che riesce a essere anche pieno di grazia, tenerezza, cura nei confronti delle vite perse sole che racconta. Targhetta inquadra e registra con una macchina da presa inesorabile, che scarrella su un paesaggio urbano, desertico di qualunque forma di comunità, dove pure il cielo manca. Tutto il cielo dov'è? Dove si spande? Sono personaggi becchettiani, calati nell'assurdo di una quotidianità senza senso, quelli che con versi pieni di ritmo, allitterazioni, parallelismi sonori, tensione e torsione diversi, Targhetta profila con una profondità introspettiva che li rende vividi e familiari, forse perché ci somigliano. C'è una voce però che si sente forte, ed è la voce chiara della poesia vita associata, la ricerca dell'altro, degli altri, come unico modo di vivere. Ma non puoi fare a meno di cercarli ovunque e di amare quel vuoto strano dove dovrebbero essere e non sono. Francesco. Grazie, buonasera. Leggerò alcuni testi. Cominciare da questo che si chiama Das Kapital. C'è chi ci crede e chi no, ma non distingue nei fatti gli uni dagli altri. Perciò la professione di fede dà conto di un'indole, niente di più. Rivela chi gonfia nel gruppo e chi si preferisce impostore. Dalla parte giusta della storia ci sta solo chi muore. Hikikomori's haiku. Si è chiamato fuori chiudendosi dentro. Il suo atto di fede? Un appartamento. Ipotesi di grazia. E
esce soltanto nel vasto giardino per le lezioni con una dog trainer. Ed è chiaro che le costa fatica anche il breve scatto di corsa per farsi seguire dal cane tra i cespugli di gelsomino. Guarire, chissà se potrà guarire, quando è incerto persino che un male ci sia. Se la vita come tachicardia era già nel pacchetto iniziale. Restano queste ipotesi di grazia nel disagio di sneakers seminuove, così da avere le prove in giorni non troppo lontani di aver preso parte almeno a intervalli al gioco degli esseri umani. E chiudo con un testo che si chiama All'altezza del mondo. Perché soli è possibile una sera alle cose riconoscere bellezza, l'aria che tira piano, gli occhi chiusi, un breve istante in cui chiunque passando sarebbe lieve, sarebbe niente. Come fare in acqua il morto, ma in piedi, all'altezza del mondo. Grazie Francesco, anche per te. Senti, ecco Cagnazzo. No. Poi. Inediti, i finalisti per la poesia inedita. La prima è Valeria Cagnazzo. La motivazione è scritta da Giuseppe Andrea Liberti. Convitato di pietra della nuova opera di Valeria Cagnazzo è La morte, evocata sin dalle epigrafi e dai primi determinanti versi. Quando il 20 di settembre mio padre salpò per la caccia alla balena dalla baia di Torre Lapillo con una compagnia di tonno in scatola, ero troppo piccola perché la morte potesse riguardare qualcuno all'infuori di me. Il libro delle risurrezioni affronta la presenza assenza della morte, lavorando in particolare sul rapporto tra trasformazione e finitudine. Cagnazzo aggredisce certezze che sembrerebbero salvaguardare dall'azione disgregatrice della mors. In queste pagine la famiglia non è un luogo sicuro, così come gli oggetti della quotidianità stanno lì a ricordare sempre la dialettica che permea tutto il libro. Attraverso un vocabolario amplissimo e sfruttando un verso prolungato e fortemente ritmico, la morte stessa viene desacralizzata, denudata nella sua insensatezza in sette prose in prosa e ancora fatta oggetto degli strali d'autrice. Non è una religione a poter salvare, come dimostra il trittico dal titolo Teologia, nel quale si dice con chiarezza che Dio non merita grande risalto in questa storia né invidia eccessiva, e che un paradiso può essere accettato solo se aperto all'alterità creaturale di animali come il pesce zebra o il treponema che dà la sifilide. Altra è l'allegoria a cui Cagnazzo affida il senso ultimo del suo libro. Al centro della sezione finale stanno le moleche, cioè i granchi verdi nella fase di muta. Quando si trasformano, cominciano una nuova vita, avendo superato una morte praticamente annunciata. Ma perché questa nuova vita possa anche solo essere ipotizzata, è obbligatorio uno sforzo di tenerezza. Con la sua sapiente costruzione macrotestuale e un potente immaginario che parte dai lidi marittimi per solcarne i confini col mondo ctonio, il libro delle risurrezioni riesce ad affrontare il tema mortuale unendo rigore prospettico e creatività formale. Un libro, quello di Cagnazzo, che è destinato a interrogarci di lettura in lettura. Valeria Cagnazzo. Grazie, mi ha emozionata molto questa motivazione, quindi ringrazio il giurato.
Vi leggo allora la prima, dalla prima sezione, che è il pesce lampada. E mi sembrerà tronca perché è una sezione che racconta una storia, quindi la storia continua poi nella seconda poesia e così via. Quando il 20 di settembre mio padre salpò per la caccia alla balena dalla baia di Torre Lapillo con una compagnia di tonno in scatola, ero troppo piccola perché la morte potesse riguardare qualcuno all'infuori di me. I cieli si allungavano in nuvole incostanti e il mare interrogava con pena le sue sorgenti dolci, ma nel paese si inaugurava il primo cinema d'essè, le poltroncine rosse rubate al cinema del paese accanto e i volantini coi quali aveva richiamato marinai alla sua impresa, pennellati con la colla liquida dei nuovi manifesti, travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto. Li vedevo sdentarsi con le arachidi mentre si immaginavano a sodomizzare una donna qualunque, e gli occhi gli diventavano color mattone e viscidi, come l'anguilla, quando era uscita dal secchio quel pomeriggio alla vigilia. Mi scivolava tutta acqua verso i piedi e io gridavo ammazzatela. Lo dimenticarono in 3 giorni esatti, e se mi vedevano dicevano: che bravo uomo tuo padre che è morto. Poi nemmeno quello, alla festa patronale sotto ai mezzi fiori e la statua incinta della Madonna Vergine, nessuno ricordava di avergli inventato una morte al posto della partenza. E mia madre, vestita di verde, con pietre di plastica verdi intorno al collo, non la salutavano più, oppure dicevano che era stata sposata a un ladro o a un fantasma grasso. Qui ti dimenticano o ti uccidono se non gli dai più il pane. Il pane noi lo guadagnavamo coi pesci surgelati, si moltiplicavano dalla cella frigorifera e ci facevano mangiare. I figli del vicino, tra le sbarre del cancello, mi chiesero un giorno da che cosa fossi nata, da che cosa. Intanto mio padre è nel mare come una corrente. Gli divenne amico un pesce lampada marrone di 2 quintali e mezzo. Presto si affidò alla sua luce più che alla stella polare e lo seguiva mentre quello piangeva, si lacrimava tutto addosso, reggendogli la lampadina attraverso gli argentini, i flussi caldi dell'abisso, finché una notte, nella lingua dei pesci abissali, gli disse: sei uguale a me, perché sempre andava dietro a una speranza e non sapeva sfiorarla. E il pesce allora gli rispose: veramente, veramente vorrei solo mangiarla. La vela gelata del cielo sulla testa, un'indigestione di stelle e di tonno. Mio padre aveva un cuore spesso come cuoio, il suo pianto lo ricordo e non l'ho visto. Con la sua nave di balene in scatola approdò a Otranto nel giorno in cui i turchi prendevano la città. Grazie. Grazie. Anche per te ci sono. C'è la cartellina. Adesso abbiamo, secondo me, un problema. Grazie. E Arturo descrive nei dettagli. Seconda finalista per la poesia inedita, Valentina Proietti Muzzi, e Cetta adesso legge la motivazione. Pascal Lambert fa dire a uno dei personaggi della sua bis prima: il testo si insinua tra i nostri corpi. Ed è questo che accade in carne. Il testo si insinua fra i corpi e diventa carne, materia che sanguina, denti, nervi, ossa, vertebre, vene, braccia, coscia, ombelico, vescica, un'anatomia dolorante, una dissezione di parti che cercano di unirsi, di riconoscersi in un corpo, e allo stesso tempo continuano a rivendicare ed esprimere una sofferenza propria, ognuna una propria pena, ognuna però non particella elementare, ma nucleo costituente di un sistema che non produce più gli effetti cui è deputato. Con una lingua chirurgica,
a volte pulviscolare, fratta anch'essa, disseccata come in un'autopsia sintattica, che si isola, si sincopa, si designifica a volte, schianta le regole, disubbidisce, a rappresentare l'impossibilità di unificare la materia, che sia quella delle parole o quella del corpo. L'autrice esprime una condizione umana che soccombe lentamente in uno stillicidio esistenziale, il cui corpo si dissolve e con esso la sua umanità. Questa motivazione è stata scritta da Marilina Giaquinta. Valentina Proietti Muzzi. Buonasera. Ma io che c'entro con queste ragazzine, con le madri che aspettano fuori a osservare qualcosa nel passato? Una fra le altre ha una grossa vena sul collo, ma poi scopro che ha infilato in bocca il cucchiaio fino al manico e così sorseggia l'attesa. Qualcuno chiude la porta. Ho fame. Nell'aria le mosche affiorano a tonnellate, ma è ancora presto e poi fa caldo. Non è fame. Mi toccano la schiena prima di mettersi in fila. Un colpo così, senza misura. Passano con i loro odori, una a una perdono grazia. Il mattino caldo fuori non ha più bagliori. Uno slip pulito, assorbenti di ricambio, il vuoto, che registra ogni traccia, i calzini, la veste da camera senza pantaloncino, le analisi, le vene, l'odore del mese. Con le mani fiammanti consegno tutto. Questa fila infinita ha il suono uguale a niente. Si muovono nella stanza su lunghi trampoli d'acqua. Per un attimo, tra i ferri, roteano occhi d'uccello, ma qui la caccia bianca è proibita. Mi coprono il viso di gomma scura. Questo è un lavoro da fare all'aperto, ma qui carne e memoria schizzano più della luce e nessuno guarda. Grazie. Aspetta che anche per te c'è una consegna. Io poi do del tuo a tutti, ma non lo so se è corretto. Ormai è andata così. Ultimo e terzo finalista, Alessandro Trionfetti. Motivazione scritta da Francesco Muzzoli. È un panorama di rovine, come dice il titolo stesso della raccolta Ruderi, quello in cui si aggira la poesia di Alessandro Trionfetti. È un testo che non si effonde in lirismi, ma procede a scatti, con immagini nitide ma inquietanti, conclusioni taglienti e dialoghi sbilenchi, in un insieme dove passano, tra le altre cose, ricordi d'infanzia e vagabondaggi morettiani, e su tutto aleggia lo spettro della guerra, vista però senza alcuna icasticità ungarettiana, bensì come una sorta di fatto ormai normale, quotidiano, con cui si convive, al pari degli incontri con gli amici. Accompagnato da una gentile maga fumatrice di sigarette e, per una sezione, immedesimato in un'anima gattesca pronta a tutto, Lio affronta un territorio cittadino ben riconoscibile, ma tendente al distopico e spesso virato verso quello che l'autore stesso chiama iperrealismo onirico, inseguendo i frantumi ruderi, appunto, di un senso spappolato. Alessandro Trionfetti. Grazie, buonasera. Leggerò un testo iniziale della raccolta. I due soldati entrano in classe nel silenzio generale. Vedono un banco libero e si siedono. Osservo la terra sulle loro divise e gli scarponi. Si sfilano i fucili,
Media stazza quella destra, più alto il secondo. Non avranno 20 anni. Do il benvenuto, aiutato da una ragazza che li capisce. Mentre parlo, quello grosso diventa paonazzo. Non capisco. L'altro comincia a sorridere, a ridere. Non riesce a trattenersi. Anche l'altro non si trattiene più. Quasi piange. Cerco di capire. Il silenzio della classe è una piazza di spighe in mezzo a una paluria di canfora. Dico alla ragazza di domandare. Il grosso si ricompone. Insisto. L'altro bufonchia qualcosa, si sforza di rimanere serio. Chiedo alla ragazza, abbassa lo sguardo, traluce, ha le puntine ficcate nel culo. Grazie. Grazie Francesco. Consegnata la cartellina, adesso c'è un regalo. Abbiamo la Marita Chierici. Eccola, attrice, autrice e regista che legge dalla ballata di Rudy di Elio Pagliarani, ovviamente. Fai con comodo, siamo in perfetto orario, incredibilmente. Incredibilmente. Sì, 18:30. Stranissima. Tutto. Ok, forse così ci siamo. Aspetti, vediamo gli occhiali. Ma sì. Buonasera a tutti. Devo ringraziare Cetta per l'invito e anche perché è un onore leggere. Ovviamente sono dei brani scelti dalla ballata di Rudy, uno dei testi più straordinari che ha scritto Elio Pagliarani, e condivido con quello che ha detto prima Maria Grazia Calandrone sulla grande attualità di Pagliarani, quindi rileggerlo fa bene all'anima e al cuore. Rudy e Aldo, l'estate del 49, fecero lo stesso mestiere, l'animatore di balli sull'Adriatico. Aldo in un grand hotel rifatto a mezzo e già sull'orlo del fallimento, che fallì in agosto sul più bello. Lui forse non sa nemmeno ballare. Aveva successo il locale di fronte al suo, Miramare. Rudy, su un'altra spiaggia popolare, dà inizio alla ballata. È bello? Può essere bello in Romagna chi bacia la mano l'anno dopo del 48, attacca bottone con gli ambulanti di bomboloni e gli intellettuali indigeni meno indigenti, non lascia senza sorriso, carezza o pacca ogni ragazza per strada, conforme ai gusti di quella? È bello. Come un uomo sobrio, di modo che quando per la festa dei pazzi si traveste da donna, non lo prendono per pederasta, ma lo sfottono con più gusto. È servizievole, porta pacchetti a tutte le capitane, ci gioca coi loro bimbi, approva i primi discorsi di borsa dei padri. Ah. Contatto organizza una notte a Capri. Le figlie del macellaio vennero con 4 corvi. Care ragazze, me le ricordo nel 46. Chiedersi al Teatro del Popolo su Immanuel Kant era il più Cristo di Cristo. Il miliardario polveriere grugnisce di piacere. Aldo applaude sapendo che non gli tocca niente. Per qualcuno di noi aveva di bello solo questo, che guadagnava poco. I gestori del nido non è gente venuta per divertirsi, mi pare che prendesse vitto e alloggio, o vitto e alloggio li pagava a parte, e la percentuale dei camerieri che dividevano come fossero uno di più. Ma i camerieri in fondo non guadagnano poco, quei 2 mesi d'estate. È vero che Rudy ha altri doveri sociali e beve parecchio. È lui che ha insegnato che il gin con seltz, ghiaccio e limone si chiama gin fizz e toglie la sete, che il whisky non lascia la lingua impastata,
che una mezza tazza di brodo fa meglio di due dita in gola, come usa Fabrizio, che pure è conte anche lui. Né Fabrizio né Rudi, però, se mai sentito chiamarli conte, si usa poco sull'Adriatico. Ho sentito chiamare conte dagli amici un giovane avvocato di Varese, molto ricco, perché la madre era proprietaria di una catena di casini. Chissà cosa farà. Contessa, sì, almeno una. Grande, dalla risata bolognese, attivissima ai poker, della miliardaria polveriera. Ci campava sopra? È dubbio. Ha in casa una vecchietta piccolina con qualche podere e molte messe ogni mattina. E poi, la miliardaria polveriera non ha l'aria di regalare niente a nessuno e gioca a poker da troppi millenni. In ogni caso, non so come giochi, ma si sa che suo marito, invece, aveva una famiglia che lo mungeva, oltre la propria, si capisce. Erano ex signori. Ho in mente il prozio calvo, secco, intontito, col cognome sugli alberi da medioevo, una vecchia senza ombra di finezza, una donna fatta, e due sorelle bambine quando ero bambino io, che ci giocai con quelle più volte. E mi intrigò una di esse, dicendomi che i puntini blu sulla sua gonna chiara se li era fatti con inchiostro e penna, e mi parve abilissima e paziente, e risero di me. È quella stessa che allevarono per il vecchio miliardario o è sua sorella? Poi, la loro tenda sulla spiaggia, sontuosa, di seta, a baldacchino, con pennacchio sventolante, come il quartier generale di Goffredo di Buglione davanti a Gerusalemme. Gli strisciavo, vicino, adolescente, senza capirci niente, inquieto, oscuramente. C'era la guerra, agli inizi, la polvere da sparo, gli esplosivi, c'era molta richiesta. Non so se Rudi ha conosciuto il vecchio polveriere. Era già morto l'estate del suo arrivo, mi pare. Gli altri della famiglia, sì, tutti, moglie, figlio, figli e nipoti, i soli della zona a non dargli mai troppa confidenza. Ormai, alle feste del nido, una ressa all'ingresso. S'è sparsa la voce. Vengono anche da fuori. Una fila di gente del posto sta a vedere chi entra, a sentire i rumori. Di modo che birri e mezze cartucce accedono spesso alle danze sotto gli occhi materni assiepati di fuori, diceva che era in bolletta, e i gestori possono cavarsi la voglia di dare spintoni nel ventre, rimandare indietro chi entra senza la giacca, se è uno del posto. Ma Rudi consiglia piuttosto i tavoli più redditizi, pilota dove c'è donne, spiega come stanno le cose. Oh, bye bye Ness, tu m'hai mangiato il cuore. La zitella che soffia, il labbro leporino, solletica l'ascella, risate a garganella, il sudore che cola, il ballo della matonella, i brividi della fanciulla, la mezza cartuccia che evapora. Penitenza. Rudi spiega le cose con la scopa. Si tratta più che altro di togliersi una scarpa e chi avesse i calzini rotti non fa una bella figura. Barzellette al microfono. L'amico del giaguaro, Walter Chiari, la maresca. Alla donna più bella un mazzo di gladioli e una fascia tracolla. Notti d'estate. Dopo il ballo la pizza e dopo la pizza il bagno, con onde fosforescenti, imprevedibili. Dopo il bagno la corsa. In macchina, fino in città, ai mercati generali per vedere la gente che lavora la mattina presto. Gli estenuati ripetono i passi aggrappati a parole. C'è bava di terra. I sani stanno facendo l'amore. Domani al caffè turistico Marchioni racconta che Pappataci e Zanzare gli hanno pascolato il sedere, amando nei campi una Svizzera. Marchioni padre va lamentandosi in giro con orgoglio bonario. È buono, è bravo il mio Pepino, ma l'uccello gli costa più di 1.000 franchi al giorno. Rivincita per interposta persona. A spiaggia non ci sono colori. La luce, quando è intensa, uguaglia la sua assenza. Perciò ogni presenza è smemorata e senza trauma. Acquista solitudine.
le parole hanno la sorte dei colori. Disteso, sulla sabbia parla un altro. Sulla sabbia, supino, con le mani dietro la testa, le parole vanno in alto. Chi le insegue più? Bocconi, con le mani sotto il mento. Le parole scendono rare. Chi le collega più? Sembra meglio ascoltare. In due. Il tuo corpo è tu, ma il suono senza intervento è magma, è mare. Non ha senso ascoltare. Il mare è discreto, il sole non fa rumore. Il mondo orizzontale è senza qualità. La sostanza è sostanza indifferente. Precede la qualità disuguaglianza. A tratti tirano le reti a riva. È il lavoro dei braccianti del mare. La squadra sono rimasti i vecchi, vecchi, che hanno sempre fatto quel lavoro perché una volta non ce n'era molto di lavoro da scegliere. E vecchi, che gli è rimasto soltanto quello di lavoro, che dormono in piedi, che mangiano in piedi tirando la corda. Baiuchela, se piove, che abbia vicino la sposa a tenergli l'ombrello intanto che scalzo nell'acqua di mare. Si tendono i nervetti delle gambe, si indietreggia ancheggiando in ritmo corale, ci si sposta di fianco, la corda tesa come un elastico, il fianco legato al crocco, il tempo di ballo, la schiena tira da sola legati col crocco, alla corda si mangia, si dorme al lavoro, si balla, una danza notturna di schiavi legati alla corda propiziatoria del frutto. Dopo la corda, la rete, dove il raccolto guizza nel fondo. Dice che è possibile ogni volta pescarne quintali, che l'ostinazione è quella, quella pescata quella notte a classe, che rinnova delusione senza rassegnazione, che non ha senso pensare che s'appassisca il mare. Rassegnazione al peggio non è rassegnazione, è prepotenza. Se hai la coscienza di figurarlo il peggio, c'è la diga che taglia la corrente, cambia d'ordine ai depositi di sabbia. Perciò quando Nandi dice butta giù, bisogna buttarle giù subito le reti e girare quando dice gira e scendere quando dice discendere e fare l'arco, quel numero preciso di metri che dice lui. C'è la speranza che li tiene in gabbia, di pescare tutte le sbornie dell'inverno in una sola volta. C'è la matematica di Nandi, piuttosto, che fa le medie con la luna. Carlo insiste che hanno gusto a guardare nella rete. Ogni volta quando si accosta a riva e fanno luce, nervosa, intermittente i pesci, con i salti presi dentro. Ma non va creduto, Nandi. I proverbi dei vecchi è tutto niente. Si tratta di sequenze. Il cielo, la marina, non gli importa niente. Dice e passa in rassegna il mare mattino e sera per 9 chilometri dall'Ottocento, senza fare mai previsioni sul tempo. Adesso che si affoga nella roba, e Togna che dirà, che disse, mangiala te, signore, lassù, che io sono stufo, buttando in aria un piatto di minestra d'erbe. Che dirà se vivrà sottoterra? So che non vive. Stia calma, non sorride. Ma che grida è certo, dalla mia bocca finché ancora campo. Tutte le notti ancora degli uomini si conciliano il sonno, lustrando coltelli che luccicano. Dormono coi pugni stretti, si svegliano coi segni sanguigni delle unghie sulle palme delle mani. E invece ha senso pensare che s'appassisca il mare. Proviamo ancora col rosso. Rosso. Un cerchio intorno, poi rosso su rosso. Nandi, ci fosse col rosso un cerchio di rosso, un punto, 7 punti di rosso, se fossero la macchia a cavallo dei cerchi, di rosso che cola in un angolo mobile rosso su cerchi, più stretti, intasati dal rosso, che segue i bordi dell'angolo, deborda oltre l'angolo rosso, disparge sul tempo di rosso, rosso fin dentro il midollo dell'osso del tempo, rosso di vento, rosso quel vento nel tempo del rosso, rosso il fiato del vento nel rosso del tempo.
rosso il bosco, se dirama nel bosco quel vento rosso, fiori rossi. Su gambo rosso con petali rossi nel bosco rosso del tempo dove il vento è rosso, troppo rosso, Nandi. Oh, troppe parole di rosso, o un rosso sgomento dal rosso? Le piume di struzzo pittate di rosso, agevole rosso di struzzo. Proviamo ancora col rosso. Rosso un cerchio intorno, poi rosso su rosso. Nandi ci fosse... Proviamo ancora col corpo. Corpo. Un cerchio intorno, poi corpo su corpo. Avessimo, Nandi, sul corpo un viluppo di corpi, un punto, sette punti del corpo, se avessero la macchia a cavallo del corpo, che segna il triangolo mobile, macchia su corpi. Costretti nel viluppo dei corpi, che segue ai bordi il triangolo, deborda oltre il corpo, nel tempo, si sparge sul tempo del corpo, sul corpo scavato dal tempo fin dentro il midollo dell'osso, tempo del corpo nell'intreccio del plesso. Avendo Nandi corpo e fiato del corpo nel corso del tempo, nel fiato del vento, corpo nel corpo, fiore nel corpo, sul gambo del corpo nel bosco, del corpo sulla spiaggia dei corpi dove il vento odora solo di corpo. Troppo corpo, Nandi, o troppe parole sul corpo, o un corpo sgomento dal corpo? Proviamo ancora col corpo, corpo, perché cerchio? Nessun cerchio intorno, corpo su corpo, c'è un cerchio, corpo, corpo, lingua. Lingua di rosso sul rosso del corpo. Lingua rosso canale sul corpo fra essere e avere. Lingua per Nandi, lingua rossa del corpo del rosso. Lingua del cerchio creato da lingua e da lingua spezzato. Mistica lingua del rosso, mistica lingua del corpo, mistica lingua del cazzo. Se è mistica è del privato, Nandi non sa che farsene, se nel codice è già incastrata. Nandi, ti abbiamo fregato, ma la tua lingua rossa del tuo corpo... Proviamo ancora con l'oro. Oro, un nugolo di dollari carta. Poi, oro su oro in lingotti. Avessero, Nandi, oro su oro sbarrato dall'oro. Un punto, sette punti dell'oro, se avessero il punto di fusione dell'oro. Dell'oro che cola in un angolo, mobile oro su sbarre, d'oro intasate dall'oro. E segue i bordi dell'angolo, deborda oltre l'angolo d'oro, si sparge sul tempo dell'oro, oro fin dentro il midollo dell'osso del tempo. Un nuovo servizio della Cassa di Risparmio di Roma, fusione e saggio di metalli preziosi. Le operazioni di fusione e saggio di metalli preziosi sono compiute nell'ambito del laboratorio scientifico di ricerche fisiche del servizio credito su pegno da personale qualificato con ausilio di apparecchiature modernissime di alta precisione in piazza Monte di Pietà. Il riccio campione nella sua lastrina di piombo rovente, il piombo si ossida, trascina metalli vili e il globulo d'oro e provano ancora con l'oro. Non si dà oro, sgomento dall'oro. Provano ancora col pope, pope, intorno un gran colonnato, poi pope su pope, Nandi, ci fosse sul pope un colonnato di popi, un punto, sette punti del pope, caprini se fossero, i tre sopraccigli cisposi, la macchia a cavallo del pope, di pope che cola in un angolo, mobile pope in colonna, corrosa intasata di popi che seguono i bordi del colonnato dei popi, debordano oltre, si spargono sul tempo dei popi. Popi, fin dentro al midollo dell'osso del tempo. Papi di vento. Bel ritmo, papi, garanti dell'oro, della fame e serbatoio, della forza lavoro. Scienza. Scienza è conoscenza che includa la garanzia della propria validità. L'opposto della scienza è l'opinione, caratterizzata per l'appunto dalla mancanza di garanzia circa la sua validità. Dall'idea adeguata dell'essenza formale di alcuni attributi di Dio, si procede alla conoscenza adeguata dell'essenza delle cose. Il concetto fondamentale della scienza è quello della legge scientifica.
E lo scopo fondamentale della scienza è lo stabilimento di leggi. L'armamentario della scienza dimostra K. Popper nella logica. È diretto alla falsifica, non alla verifica delle proposizioni. Nandi, sembra più bello. Ma c'è sempre il tranello, continuando a lustrare il coltello. E però ha senso pensare che s'appassisca il mare. Grazie. Grazie Anna Rita Chierici, grazie ovviamente a Elio Pagliarani che ha preso il mondo e l'ha buttato dentro le poesie, senza giudizio, con un amore infinito. Va bene, passiamo alla premiazione. Allora, devo ricordare, tu mi hai scritto che io devo ricordare che il premio consiste nella cifra di 2.000 euro lorde, quindi, e nella pubblicazione della raccolta inedita. Quindi sono due premi molto belli e adesso Cetta ci rivelerà chi vanno. Allora apro la busta per la sezione poesia edita. Per la sezione poesia edita dell'ottava edizione del Premio Nazionale Elio Pagliarani, risultato vincitore Gabriele Frasca. Gabriele, hai facoltà di leggere per 3 minuti. Sempre che tu sia d'accordo, noi ti ascoltiamo. E questo come ricordo, ulteriore ricordo. Manco l'assegno vuole, guarda. Se no. No, quello dopo lo facciamo. Questo è il. E che cos'è? È questo qui. Ah, la di là. Sì, la... sì. Okay. Questo glielo diamo a lui, se lo Scusate, ma è la classica tragedia dei presbiti. Non è un uomo finito a segretari con cui complotta e resta quello che era. Tuonava da un giornale norvegese nel 1935 un oscuro avvocato contro Trotsky. Era un giorno di giugno, sulla fine, e si erano da poco trasferiti lui e la moglie e il giovane francese che un cinquantennio dopo all'aeroporto, da atteso matematico di grido, avrebbe intercettato quel cartello col suo nome fiammingo per esteso. Ma lì, nella campagna intorno a Oslo, chissà cosa provava nello scorgere il vecchio leader mai così scorato, chino sul suo quaderno a commentare l'ennesima prigione a cielo aperto che l'Europa gli offriva a malincuore. «Neanche da qui attingerò l'oblio», stava scrivendo Trotsky, che annotava con quanta imposta lenta inanizione combatteva quel male di tornato con la sua febbre e ingigantigli il vuoto. «Riposo all'ombra e leggo poco e nulla, quasi nemmeno penso», concludeva. Solo 3 giorni prima, e non l'aveva mai fatto in precedenza, gli era parso del tutto naturale soffermarsi su un sogno occorso quella stessa notte o meglio ancora la mattina presto. A bordo d'una nave in terza classe gli pareva di avere accanto Lenin, che se ne stava in cuccetta sdraiato a parlare con lui rimasto in piedi. A quanto gli sembrava di capire, l'interrogava sulla sua salute con sincera apprensione, ricordandogli infine che era troppa la stanchezza nei giorni accumulata e che magari avrebbe fatto meglio a riposarsi.
dalla fiacchezza, aveva ribattuto, non tardo mai a riprendermi di solito, e aveva poi citato con orgoglio quella che definiva naturale Schwungkraft, che poi vuol dire innanzitutto forza d'inerzia e dunque quello slancio che non si arresta più se viene dato. Ma questa volta, aggiungeva dormendo, è diverso, ha radici più profonde il male. E allora, ribatteva Lenin, andranno consultati all'occorrenza i dottori? Puntini sospensivi, perché quei nomi il diario non registra, o tacque invece più discreto il sogno. Ma se mi sono fatto visitare già svariate volte, rispondeva persino spazientito, e per tagliare corto gli avrebbe preso a raccontare del viaggio terapeutico a Berlino del 1926, se nel guardare meglio il suo compagno di tanti avvenimenti non si fosse ricordato del tutto all'improvviso che quell'anno per lui non c'era stato, non era mai accaduto per l'amico. E come avrebbe allora mai potuto suscitarne memoria in chi era morto? Eppure gli era caro quel colloquio, al punto da disperdere d'un subito il pensiero molesto che l'avrebbe infine risvegliato nell'esilio, e aveva proseguito a raccontargli come un automa il viaggio con parole che il sogno congegnava senza suono prima di ritornare nel commiato a scandirle per bene come un bando. E tutto questo avvenne, concludeva, e avrebbe aggiunto, dopo che moriste. Se il senso della veglia non l'avesse soccorso a consigliargli bambalaste, sovrapponendo infine l'uno all'altro il richiamato al suo convocatore e fra i destini quello già compiuto all'altro che ne aveva assunto il compito. E quello che mi turba più di tutto, perché magari adesso sono io che nemmeno posseggo più una voce ad entrare semmai nel vostro sonno con un po' di solletico alle labbra, è che ho desunto tutta questa storia dall'edizione del 69 di un libro che nessuno più ristampa, acquistato via rete da un libraio di quelli che hanno ancora rimanenze alle brutte ricorrono all'usato. E nemmeno m'azzardo a immaginare da quale imponderabile sequenza di cause ignote e giuste circostanze in questo stesso istante va affacciate a scorgere nel mio l'altro volume. E accanto a me al momento, e sulla pagina iniziale, di fianco al logo e al marchio della collana, c'è vergato il nome di un bell'inchiostro nero con la data Elena, ma con la E che sembra proprio un Epsilon, e poi 74. E non ci ho messo molto a rivederla senza che ne distingua i tratti o gli occhi, sdraiata accanto a me su una cuccetta d'un vecchio treno a lunga percorrenza. Non mi pare che sappia che ci sono, traccia solo quel segno di possesso e poi socchiude gli occhi a prevedere il suo futuro e quello dei compagni. Voi dite che dovrei parlarle almeno quel tanto per narrarle ciò che è stato, magari anche soltanto del suo libro da quando, come dire, si indispose? E chi assicura me, oppure voi, che non sia lei o addirittura un altro a sognarci per quello che non siamo ancora diventati, e che alla fine ci toccherà restare tutti assieme quel giorno all'aeroporto, sarà stato che solo 83 o l'anno dopo, con un cartello in mano ad aspettare quello che Trotsky nei quaderni chiama il giovane francese, oppure Van, che strano paradosso, ma un po' dopo sarebbe morto in Messico anche lui, in circostanze torbide, l'illustre logico matematico che vidi ancora bello sulla settantina avanzare alla volta del suo nome. Durante il viaggio in macchina parlammo quanto mi consentì l'incerto inglese e la paura d'essere insistente. Ricordo poco nulla, se non forse lo scambio che è avvenuto in pieno traffico assume adesso a richiamarlo in mente il tono un po' discorso dei discorsi che fanno da confine al dormiveglia. L'uomo era infaticabile, mi disse, e fece qualche esempio un po' agiografico a cui non ero certo impreparato. Ma poi, non so se fosse per il caldo o per cercare con lo sguardo chi, si sporse appena un po' dal finestrino e quando ritornò al discorso aggiunse, guardandomi un po' meglio lì al volante, che a quei tempi non ero ancora nato e che s'addormentava proprio a stento fin da quando l'aveva conosciuto, l'unico insonne in grado di sognare. Grazie Gabriele.
Congratulazioni, qui c'è una busta che non so cosa contenga, sì, ma per... il ricordo della vita, il ricordo, il resto concreto dopo. Raccolta inedita, sì. Si alza Cetta e ci rivela il nome. Allora, sezione poesia inedita, ottava edizione del nostro premio, sono risultati vincitori, vincitrici, ex aequo, Valeria Cagnazzo e Valentina Proietti Muzzi. Ti tocca fare due libri anziché uno. Quindi adesso cosa fanno queste signore? Leggono un minuto e mezzo ciascuno oppure... Guarda, siamo ancora dai, in tempo. Sono le 7:02. Sì. Vai. Allora, in ordine alfabetico? Sì. Ok. Allora, questo intanto te lo do subito. Ecco qui, prego. Reportage. Prima era solo col cuore di mio padre, che è infarcito di colesterolo. Lo vedevo nitido al centro dell'assedio, colpito al segnale di quella forza invisibile di minuscole palline di grasso, una sassaiola, l'esplosione, come fosse stato sempre ripieno di tritolo per quel momento. Boom, e succedeva, e mi sembrava di sentire la voce di mia madre dalla stanza accanto come di un'oca a cui strappassero il fegato a vivo. Il fegato di mia madre non è un fegato da farci il foie gras. Chiamare il mio nome e sentirlo diventare una cosa nuova, come le dita e gli organi dei bambini di Chernobyl dopo l'incidente. Ora capita anche col mio. Adesso esplode e non puoi farci niente. Sto giacendo a letto sul fianco sinistro e lui ha detto leggiamo ancora un po', perché nel centro dell'orgasmo ha letto nei miei bulbi lanciati all'indietro il pensiero volevo ancora leggere. E adesso sta spegnendo l'abat-jour perché abbiamo letto ancora e adesso basta e dirà buonanotte per due o tre volte, svegliandosi dal sonno, perché lui parla nel sonno, nell'ansia di non avermi salutata. Io ho pensato ai miei fianchi, che continuano a gonfiarsi, e poco dopo, e non ha nulla a che vedere un pensiero con un altro, neppure in senso figurato, adesso esplodo. E gli scompaio nel letto, senza che se ne accorga, tra la seconda e la terza buonanotte. Alla terza non rispondo più e mi crede addormentata, e invece qualche organo qui dentro si è fatto fuori. Ci ha presi in ostaggio e ci ha lanciati in aria. Il mio cervello come un grande cavolfiore, gettato per terra, lascia praline bianche nelle fessure, tra le piastrelle. Un dolore lancinante mi trafigge dalla gola e me ne parto per il mondo degli uccelli. Devo concentrarmi. Da domani dovrei frequentare una nutrizionista, ma di quelle brave, una che non mi guardi dall'alto della sua ossatura sottile mentre la mia è di quelle che ingrassa, una che mi trovi una soluzione senza tergiversare troppo attorno al problema e non mi chieda mai di fare sport. Lui mi chiedeva di fare sport, poi si è rassegnato, ma oggi alla TV nel servizio da Kabul, due bambini nella neve senza guanti. La cosa più importante adesso è domandarsi dove alloggi la giornalista in questi giorni, quanto è pronto a spendere il giornale per darle una sistemazione, con o senza colazione soprattutto, basta pensare sempre al cibo, chissà se è davvero una brava giornalista, anche se chiama tutti per nome, più soffrono, più li chiama soltanto per nome, come se fossero cuccioli. Anche i vecchi, le vecchie, più soffrono, più li chiama per nome, forse anche per diminutivo. Tutti Hamoudi, mio piccolo Mohammed. Gli zii afghani li ha battezzati così e loro la guardano perplessi, convinti di non aver capito.
Le zie afghane se le stanno davanti di spalle, forse le richiama coi bacetti, come gattini. Devo assolutamente dimagrire. Non si può sempre leggere dopo aver fatto l'amore. Dovremmo farne un'eccezione. Da brava, non stai esplodendo. Se ti addormenti, arrivi a domani. Le bombe sono disinnescate. Per oggi nel mondo nessuno muore più. Grazie. Grazie Valeria Cagnazzo. Valentina Proietti Muzzi. Ah, ecco, mi sono scocciata questa. Leggermente questa. Ah, va bene. Sì. Po, di poco, sì. Ok, grazie. 15 luglio 2010. Mi libero da ricaricare. Fuori il sole ha bruciato il mio spirito di topo. Ai piedi del letto, fra i gatti e i cuscini, è volata la ruota del giorno. Ed eccoti tutta lì, gli occhi scuri, la testa coperta d'acqua. Dovrei comportarmi anch'io come una madre d'altri tempi, prenderti la testa e asciugarla fino alle ossa. Invece non mi muovo e dal balcone mi assale il rosso timpano del tramonto. Ed è sul pavimento che lei smette di respirare e così le tiro fuori la lingua come un'ostia, un pezzo di lana. A tratti muove il corpo, somiglia al mio gatto di perla che si liscia il manto con la morte. Tengo in mano il mio topo del mattino, abbiamo lo stesso odore unto. Quando alza il busto sul palmo, mostra il collo di terrore. Lo chiamo con il suo nome e non risponde. Io ero sempre dietro mia madre, con la scusa delle vesciche ai piedi e degli sciami di insetti che mi seguivano. Mia madre parlava a voce alta, mentre io masticavo i semi fra i denti e quando lei diceva «così muori soffocata», io mi sputavo su una mano e le restituivo il girasole vuoto. «Ma tu, figlia cara, non puoi neanche volarmi in bocca». Grazie. Grazie Valentina, c'è questa busta misteriosa anche per te. E abbiamo finito. Grazie. Grazie a voi tutti che siete stati qui, grazie a Cetta che ogni anno organizza questa festa per noi e per la poesia e per Elio, grazie a Piero che pubblicherà queste poesie e basta. Buona serata.